Bella gente, ben ritrovati. Parliamo ancora di alimentazione, perché è una cosa che riguarda tutti i nostri buchi di culo proprio, per cui forse è meglio tenerne conto e parlarne. Parliamo del vegetale, il problema del vegetale. Vi metterò dei link in descrizione in maniera che possiate approfondire le parole che dirò, che magari non conoscete, e perché non le conoscevo neanche io l'altra settimana, per cui cioè, qualche settimana fa, diciamo. Per cui ve ne rendo partecipi e andiamo a sentire questa signora qua, questa ragazza che lo premetto perché comunque sarà molto evidente, vi rida in faccia, un po' come quello di Link for Universe, no? Che se era una cosa seria era Link to Universe, casomai, perché for è un po' inusuale, anzi proprio no, è fatto apposta. Vuol dire lavoro per l'universo, no? Tac. E quello vi ride in faccia. E questa anche. Andiamo a vedere sti hamburger vegani. Buongiorno a tutti e benvenuti su Cucina Botanica. Per Grazie. chi non conoscesse questo canale, ciao, io sono Carlotta, sono insegnante di cucina vegetale e oggi facciamo un video che non è stato richiesto di più. Di più, insegnante di cucina vegetale, cos'è? Cioè, boh, ma magari sarà un titolo alla scuola, no, che si può conseguire, boh. Sono io ignorante, probabilmente. Oggi facciamo i burger di legumi. In questo video infatti troverete tre ricette per preparare questi burger in casa vostra e sono semplicissimi, potete farli in grandi quantità e poi congelarli e sono anche perfetti per delle serate tra amici e perché no anche da far modellare ai bambini che si divertono un sacco a fare queste cose. Bene, pedofilia alimentare. Ah, un'ultima cosa prima di cominciare, la ricetta del pane non la troverete perché questi panini sono stati fatti da un mio carissimo amico che me li ha regalati, grazie Sebastiano, però se volete cerco di rubargli la ricetta. Per iniziare, cominciate a guardare un po' Panzironi e Mozzi cosa dicono. Mozzi è un po' difficile da capire, forse non si capisce neanche da solo. Però Panzironi lo dice chiaramente e anche dice il perché di come sia una cosa assolutamente deleteria, il pane, la pizza, la pasta, tutte quelle robe le ha fatte col grano e soprattutto i cosiddetti prodotti da forno, no? Nostri grandi, cioè ci piace anche a me, piace il Kraft, eccetera. Però non fa un cazzo bene proprio, ma per niente. In più ti fa diventare una palla e non capisci perché. Cominciamo subito. Ceci e patate. I ceci e le patate, sì, ce le patate proprio non contengono quasi un cazzo di sostanze, ma contengono però gli antinutrienti. Invece anche i ceci contengono qualche sostanza in più. Utile, però l'assorbimento della quale viene ostacolato dagli antinutrienti. Per questo burger di ceci e patate ho versato in un mixer 240 g di ceci già cotti, 150 g di patate bollite, 80 g di zucchina cruda tagliata a pezzetti. Ma perché non la mangi così questa roba? Perché non la mangia cruda? Dato che fa tanto bene, non capisco perché si deve fare tutte queste preparazioni, cucinazioni. Un cucchiaio di cipolla che ho fatto saltare in padella precedentemente. La cipolla, che a me piaceva abbastanza, la mangio cruda volentieri alle sagre quando ci sono gli eventi che ti danno là così la pacianca, no? Mi piace. Però sì, non ne mangerei 8 tonnellate, mangio un po' e basta. Però è un potente antibiotico, come anche l'aglio, ancora di più, e sono, diciamo, da prendere con moltissima cautela. Al pari delle spezie famose e dei piccanti, famosi piccanti. Precedentemente, un cucchiaio di erba cipollina, un pochino di rosmarino e un pochino di salvia. Più mezzo cucchiaino di sale e un po' di pepe nero. Il sale è una pietra. Ho tritato tutto senza però arrivare ad avere una crema omogenea. Vogliamo un po' di consistenza in questi burger, quindi mi sono fermata appena ho visto che il composto poteva andare bene da modellare. Contate quante volte dice burger, l'ha già detto un 3-4 volte. Ovviamente sono gusti, potete scegliere di fermarvi quando preferite. Quelli che mangiano piante sono i nominatori più famosi di prodotti animali, perché
dicono sempre formaggio, formaggioso, uova, formaggioso lo dicono gli americani, cheesy, cheesy, cheesy. Cazzo, ma se il cheesy e il cheese non va bene, ma perché cazzo devi innominarlo in continuazione? Inoltre anche qua c'è da dire che cioè, mi sputtani un prodotto fino a prima che sì, non va bene la carne e dopo fai il burger. Vabbè, andiamo avanti, no? Ho trasferito tutto in una ciotola e ho aggiunto 3 cucchiai di pangrattato, che aiuterà ad addensare il composto rendendolo facilmente modellabile. Altro zucchero. Dovreste ottenere qualcosa di questo genere. Se fosse troppo morbido, aggiungete più pangrattato. Altro zucchero ancora, beh, mi sembra giusto. A questo punto possiamo modellare i nostri burger. Con queste dosi ne otterremo circa 6. Non preoccupatevi se ne vengono più del necessario. Una volta cotti potrete congelarli e consumarli in un secondo momento. Congelarli, sì, così ammazzi anche quelle poche cose che avevi messo di utili. Per scongelarli basterà metterli nel forno per qualche minuto. Una volta che li ho modellati tutti, li ho messi in una Così eventualmente quelli che non sono morti col congelamento muoiono in qualche minuto. teglia foderata di carta da forno e li ho conditi con un filo d'olio che darà croccantezza alla superficie. Li ho Per cotti per fare circa tipo le 20 hamburger, minuti no? a 220 gradi in forno statico, girandoli a metà cottura. Mi raccomando, non dimenticatevi di girarli. Una volta cotti saranno così, dorati e bellissimi. Proprio ti viene voglia di mangiarli, sembra tipo l'ultimo biscotto, quello che rimane in fondo alla scatola che nessuno vuole mangiare, buono. Tutto secco. Appena tolti dal forno potrebbero sembrare ancora molto morbidi, ma è questione di qualche secondo. A temperatura ambiente tenderanno a compattarsi. E ora ho pensato di darvi un'idea di come comporre un panino con questo tipo di burger. Dacci un'idea. Ho tagliato un pomodoro cuore di bue che era buonissimo, veramente. Mi raccomando, scegliete un buon pomodoro ora che arriva la stagione. Che In supermercato, mi raccomando, fate come lei. Che gioia. Ok, poi ho preso il panino del mio amico Sebastiano. non contiene niente zucchero. Prima di usarlo, l'ho fatto scaldare nel forno per 2 minuti e l'ho cosparso con del pesto. Trovate la ricetta del mio pesto qui sotto in descrizione se vi serve. Dai che ti pesto. Poi ho aggiunto una bella fetta di pomodoro, il nostro burger, ancora un filo di pesto per tenere bene attaccate le zucchine grigliate che ho aggiunto subito dopo e 2 foglioline di insalata. Ho cosparso anche il coperchio con del pesto perché anche lui aderisse bene e ta-da, Giustamente. abbiamo il nostro burger. Proprio ti viene voglia di mangiarlo, no? Sembra un'insalata invece che nella bowl messa in verticale, tipo un condominio di insalata. Ora, per il secondo panino mi sono cimentata nella creazione di un burger rosa, che mi sembrava qualcosa di veramente cool da fare. Tra l'altro, Sì, cool, te le va in faccia il cool. questo era quello su cui puntavo di meno perché io non sono una grande amante della barbabietola, però alla fine è stato il mio preferito, quindi niente, volevo solo dirvelo. Cominciamo! Per prepararlo ho versato nel mixer 280 g di cannellini, ai Anti-nutrients. quali ho unito una piccola barbabietola già cotta e tagliata a pezzetti, 80 g di zucchina cruda, un cucchiaio di cipolla saltata in padella, More anti-nutrient and toxins. mezzo cucchiaino di timo, mezzo cucchiaino di sale e pepe nero a piacere. Stesso procedimento di prima, andiamo a tritare ma non del tutto. Quando vediamo che la consistenza è malleabile, ci fermiamo. Avere un hamburger macinato grosso, no? Tipo con i pezzettini di grasso. Questi seguono il loro istinto che gli dice mangia quelle robe là che hai appena detto che non mangerai. Come per gli altri burger, ho trasferito il composto in una ciotola e ho unito 3 cucchiai di pangrattato. Questa sporca un casino di roba. Ogni volta che fa un video ha la cucina piena di piatti sporchi. Vi consiglio di cominciare con 3 e poi, se necessario, aggiungerne ancora un po'. Sì, poi ancora pangrattato. Ma pangrattato non è mai sbagliato, no? Fa anche rima. Un po' di sugar. Come prima, anche questa volta ne otterrete 6. Io li ho fatti grandi come il palmo della mia mano e spessi un paio di centimetri. Come diceva un mio amico delle ragazze da giovani, bella da lontano, ma lontano da bella. Quando ti avvicini, probabilmente anche l'odore, no?
Che odore avranno questi hamburger? Li ho conditi con un filo d'olio in superficie, sempre per la croccantezza, e li ho cotti in forno statico a 220 gradi per circa 20 minuti, girandoli a metà cottura. E ora ecco un'idea per l'assemblaggio di questo burger. Ho preso della maionese, di cui trovate sempre la ricetta qui sotto in descrizione. Sì, perché fanno la maionese senza l'uovo, no? Non inventarsi un'altra roba, un altro tipo di condimento, no? Maionese la devono chiamare. È mancanza qua. Mancanza, proprio ti manca, no? Allora devi riprodurre, e anche con scarsi risultati, perché insomma, colore rosa a parte. E ho aggiunto, avete presente quel liquido Cioè, assaggiatela, intendo, la maionese Anal. fucsia che le barbabietole cotte lasciano giù ovunque? Ecco quello, ne basterà qualche goccia, mescolate ed è fatta. Ho cosparso quindi la maionese rosa sulla base del panino, ho aggiunto due foglie di insalata, il nostro burger stupendo, qualche fettina Stupendo. di avocado e poi un altro po' di insalata. L'avocado è pesantissimo, è burrosissimo, è veramente stomachevole. Dopo un po' ti annoia, cioè così tanto. Non so se se lo mangia. Ho mangiato io una volta un toast all'avocado che mi ha fatto una mia amica. Però cioè, boh, il secondo mi ha detto: ah, io mangio ancora uno. No, no, cioè comunque insomma, non era neanche malissimo. Insomma, se non c'è niente, mangi quello. Però se non c'è niente, oh. Si può vivere di tutto, no? Il corpo umano è duro da ammazzare. Ho spalmato ancora un filo di maionese sul coperchio e ho sigillato il nostro panino. Sugar and dental nutrients. E voilà, ecco qui il burger numero 2, dal sapore veramente fresco e delicato. E dall'odore non ne parliamo. Adesso passiamo al terzo burger di oggi, che è anche il più saporito. Fagioli rossi e peperoni, due cose che senza l'ammollamento, la cucina, le bollitture varie, non sono commestibili nemmeno. I fagioli, che cazzo, mangi i fagioli? Hai provato ad addentare un fagiolo crudo? E il peperone, sì. Diciamo, siamo al limite, ecco, si può mangiarlo, però vi sfido, mangiate un peperone, solo uno, anche quelli piccoli così. Mangiate un peperone, poi ci sentiamo, scrivetemi nei commenti. Come legumi, questa volta ho usato 280 grammi di fagioli rossi. Tra parentesi, Anti-nutrients. vanno benissimo anche quelli neri se non li trovate. Poi ho aggiunto 250 grammi di peperoni grigliati e tagliati a pezzetti. More anti-nutrients. Due cucchiai di cipolla passata in padella, questa volta abbiamo intensificato la dose. Wow, some toxins more. Un cucchiaio di prezzemolo tritato, mezzo cucchiaino di paprika dolce e un cucchiaino di salsa di soia, che credetemi ci sta benissimo. La salsa di soia fa cagare, però messa col resto fa cagare insieme al resto, quindi non ci si accorge di niente, né di quello né di questo. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale, un po' di pepe e andiamo a tritare. Anche qui tritiamo, ma non del tutto. Appena la consistenza ci sembra malleabile, smettiamo. She craves meat. Trasferiamo il composto in una ciotola e aggiungiamo 3-4 cucchiai di pangrattato. Appena era malleabile, ho iniziato a creare i burger. Sempre 6 ne vengono e quelli. Cioè, praticamente si può fare gli hamburger con qualsiasi cosa, no? No, i burger, non gli hamburger. E con qualsiasi cosa, anche con il fango, un po' di sassolini per fare la croccantezza, no? Non li mischiamo del tutto, in maniera che sia un po' grezza la cosa, e basta, cioè con qualsiasi cosa si può fare. Fai una pastella, lo mixi, ecco perché fanno i frullati, no? I famosi smoothie, li fanno perché presi singolarmente gli ingredienti non si possono nemmeno assaggiare perché fanno cagare. E quindi via di salse, frullati, modificazioni, cucinamenti, azioni, ammollo nell'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Che avanzano si possono sempre congelare. Li ho cotti in forno statico a 220 gradi per 20 minuti circa, sempre girandoli a metà cottura. A
alla fine dovreste ottenere qualcosa del genere. Come idea per assemblare questo burger vi propongo dell'hummus, di cui trovate sempre la ricetta qui sotto in descrizione, una fetta di un buon pomodoro maturo e... I semi di sesamo sono tossici, apposta si tostano prima di fare l'hummus. Una foglia di insalata. Ho aggiunto il burger, l'ho cosparso ancora di hummus e ho terminato con un po' di cipolla rossa caramellata, che io personalmente adoro. Altre tossine sopra. Attenzione alla cipolla. Ho cosparso un po' di hummus anche sul coperchio e ho sigillato il nostro ultimo burger. Ed eccolo qui, super saporito e delizioso. Cioè, però non lo mangia. Lo solo dice super saporito, adesso magari li mangia, aspettiamo. Non li mangio. E abbiamo finito anche con i tre burger di oggi. Io spero tanto che vi siano piaciuti. Mi raccomando, fatemi sapere qual è il vostro preferito qui sotto, anche se vi suggerisco di provarli tutti e tre perché sono tutti buoni. Se li provate, mi raccomando, taggatemi su Instagram, che mi fa sempre piacere. E tra l'altro ho notato anche che l'hashtag cucina botanica sta prendendo piede, quindi io ve lo dico, se volete usarlo, usatelo. L'agenda vegana, che è una cosa prevista dall'ONU, dalla World Health Organization, da altre organizzazioni parastatali, internazionali, cioè non nazionali, apolidi, come dice Diego Fusaro. E queste organizzazioni ovviamente che fanno capo per forza di cose, perché basta seguire i soldi, e le aziende più ricche sono quelle del zucchero, e del pane, acqua e zucchero, sugar and dental nutrients. Mangiate piante se volete crepare. Salute, gente.